Oggi impareremo a trasformare un racconto. Impareremo e capiremo che un racconto può essere molto di più. Un racconto, infatti, è sempre legato al modo in cui viene proposto in classe ai nostri alunni, a un'attività che può seguire dopo il racconto e all'esperienza che ognuno di noi ha rispetto, appunto, alla narrazione. Bene. Per partire con il racconto possiamo scegliere qualcosa di molto semplice. Ad esempio, io propongo una storiella che si intitola Il tulipano Polny. Parla di un tulipano che piangeva perché in un campo pieno di altri fiori come lui, coloratissimi, si sentiva solo e perso perché aveva perso la sua amica che era stata invece trasferita in Olanda. Ben presto Polny capisce che tanti degli amici in questo campo vogliono giocare con lui e organizzeranno anche una bella festa e una bella esperienza per Polny. Bene, con questo racconto, che naturalmente poi va ampliato e narrato con calma e con l'enfasi della voce, è possibile fare già una prima trasformazione. Per raccontare ai nostri alunni possiamo farci aiutare da un'idea di avanguardie educative, l'apprendimento intervallato, che consiste nella spiegazione dell'argomento, in questo caso della lettura della storia scelta, nei primi 10 minuti. Poi si lascia la classe libera in un piccolo intervallo per altri 5 minuti, senza parlare più di quanto letto e narrato. Poi per altri 10 minuti si propone un video, delle flashcards che possono far riferimento alla storia che abbiamo raccontato. Si fa un'altra pausa e infine si propone alla classe un'attività che può essere svolta individualmente oppure per piccoli gruppi. Dopo la narrazione, è bene che gli alunni abbiano subito le idee chiare sul raccontare e riassumere quanto hanno appreso. Allora, a turno, si darà ad ogni gruppetto la possibilità di raccontare e di rielaborare la storia mettendo anche le proprie emozioni e sensazioni, facendo delle inferenze o trovando quelle che ci sono nel testo e trovando delle analogie che hanno subito un riscontro con la realtà, con la propria esperienza o con la vita della classe. Nella seconda pausa dell'apprendimento intervallato, per mostrare video o immagini, posso farmi aiutare da internet, che è una grande risorsa per cercare tulipani colorati. In Italia, nei campi vicini alle zone in cui viviamo, ma anche all'estero. Abbiamo parlato infatti all'inizio dell'Olanda perché l'amica di Polny viene proprio trasferita là, come quando un nostro amico lascia il paese in cui vive perché si deve trasferire in un altro luogo. Ecco, all'amica di Polny succede la stessa cosa, per cui possiamo andare a fare una ricerca anche oltreoceano. Oppure, qualche giorno prima, senza svelare di quale racconto si tratta, possiamo dire ai nostri alunni, chiedere loro, di fare dei disegni di tulipani, sempre facendoci aiutare da immagini su internet, in rete, disegnarli e poi al momento del racconto usare quelli come immagine per raccontare. Quando devo pensare all'attività finale da proporre, posso decidere di organizzare i bambini in piccoli gruppi. L'apprendimento collaborativo, il peer tutoring e l'aiuto reciproco aiuta infatti soprattutto i bambini che hanno delle caratteristiche più o meno diverse tra loro. Si scambiano consigli, idee e il lavoro di gruppo si arricchisce grazie ad uno scambio tra pari. Sarà così facile far organizzare i bambini perché possano decidere da soli quale modalità scegliere di lavoro. Se noi proponiamo infatti di realizzare dei tulipani, loro potranno deciderne il colore, la forma, sempre facendosi aiutare dall'insegnante, ma soprattutto dando retta ai loro consigli e a quello che insomma loro hanno da dire. C'è sempre molta ricchezza nei lavori di gruppo perché c'è proprio uno scambio che consente non solo di imparare, ma anche di insegnare
qualche piccola strategia che poi gli alunni imparano di volta in volta ad usare anche nella quotidianità della classe. Questa è una delle attività, ad esempio, che posso proporre ai bambini. È un tulipano fatto con la tecnica origami ed è molto semplice da realizzare. E poi scopriremo come. Un'altra attività che si presta molto ed è sempre ben accettata da tutti è la drammatizzazione del racconto. Si presta perché tutti hanno la possibilità di svolgere un ruolo, di costruire qualcosa, di occuparsi di qualche accessorio o travestimento e infine di poter collaborare tutti insieme. O ancora posso proporre un lapbook che posso poi portare a casa e spiegare ai genitori, ai familiari, insomma, e agli amici che cosa ho realizzato in classe. Posso inserire anche delle immagini in 3D che mi consentono di rendere pop-up il mio lapbook. Posso realizzare anche un cartellone da tenere in classe per avere sempre sott'occhio il racconto che ho vissuto in modo collaborativo con tutti i miei amici. Per documentare il percorso degli alunni, posso realizzare delle fotografie e preparare un breve video per fare qualcosa di innovativo. Oppure posso predisporre una scheda per ODA e all'interno organizzare tutte le informazioni che sono state vissute insieme in classe. Naturalmente il tutto va contestualizzato, perché se nell'istituto in cui insegno c'è una scheda che mi può proporre facilmente la possibilità di realizzare un ODA, sarà per me più facile organizzarmi così, mentre il video può diventare una risorsa in più, come attività in più di documentazione legata sempre alla mia progettazione di classe. Posso inoltre coinvolgere i colleghi e le colleghe delle classi parallele o di altre classi. Riassumiamo ora le fasi del mio imparare a trasformare un racconto. 1. La scelta del racconto. In questo caso ho proposto la storia del tulipano Pony, che si presta in tutte le classi della scuola primaria e perché no, magari anche all'infanzia o alla secondaria di primo grado. 2. Scegliere una modalità che mi permetta di catturare l'attenzione della classe e nel mio caso ho proposto l'idea di avanguardie educative apprendimento intervallato. Essa prevede la spiegazione, la lettura nel nostro caso del racconto per i primi 10 minuti, una pausa dove non viene più citato il racconto ma si fa altro, la proposta di nuovo del racconto sotto altra forma con delle immagini del racconto stesso e un'altra pausa, infine un'attività. Abbiamo visto che le attività possono essere svariate. 3. Decidere di approfondire la conoscenza dei tulipani e quindi cercare video e immagini in rete che mi aiutino a capire la storia di questi fiori, i colori, dove nascono, quando è il loro periodo di fioritura, eccetera. 4. Dedicarmi all'attività e ho fatto l'esempio di il tulipano realizzato con la tecnica origami, il lapbook, il cartellone, un video e infine anche semplicemente i disegni dei bambini. 5. La documentazione dell'insegnante, che può essere l'UDA che il mio istituto ha a disposizione, quindi la scheda per l'unità di apprendimento, oppure una raccolta di immagini da unire poi in un video per documentare in modo innovativo e creativo. Insegnare a imparare è stimolante per tutti, per i nostri alunni ma anche per noi insegnanti, perché attraverso il confronto e la creatività possiamo davvero offrire una scuola di qualità.